Buongiorno ad Andrea Bertani, consigliere del Movimento 5 Stelle, ben arrivato. Io le chiedo subito una presentazione e per farlo farei vedere questa foto, ce ne sono due in cui lei è in bicicletta e veste una maglietta del Movimento 5 Stelle. Che cosa richiamano queste foto? È una iniziativa che ho voluto fare quando ci fu l'Italia 5 Stelle ad Imola, e siccome noi sosteniamo molto la mobilità sostenibile, io andai da casa mia, che è Longiano, quindi in provincia di Forlì Cesena, fino ad Imola in bicicletta, per dimostrare che purtroppo le vie ciclabili per chi vuole spostarsi da casa al lavoro, da casa a scuola o comunque su alcuni itinerari non sono abbastanza sicure e non sono sempre realizzate completamente. Quindi durante questo piccolo viaggio di una novantina di chilometri ho verificato come ci siano situazioni critiche ancora lungo la via Emilia, che potrebbe essere un asse di trasporto per la mobilità sostenibile. Sono andato non solo con la mia forza, perché non sono un grande atleta, ma con una bicicletta elettrica. Anche questa è una di quelle cose che noi sosteniamo, il fatto che la mobilità si debba spostare anche verso l'elettrico. Questa è una scelta che ho fatto ormai 5 anni fa, quando in famiglia, io ho qualche figlio, dovevamo scegliere se acquistare il secondo motorino, e la proposta invece è stata quella di acquistare una bicicletta elettrica, perché per i percorsi che possiamo fare ha un'incidenza sull'inquinamento minore, poi ci sono anche vantaggi per il bollo, il casco e tutto quanto, e quindi abbiamo fatto questa scelta di spostarci sulla mobilità elettrica per quelli che possiamo fare, insomma. Benissimo. Lei in regione fa parte di due importanti commissioni. Sì. Quali sono queste commissioni? Quali sono i temi al momento che state trattando e che possono essere oggetto di nuovi provvedimenti di legge? Sì. Allora, io lavoro in Commissione 1, che è la Commissione Bilancio e Affari Istituzionali e anche Affari Europei, nella Commissione 2, che è quella che tratta le attività economiche, agricole, caccia e pesca. E in Commissione 1, in questi giorni, diciamo, siamo in pausa da bilancio, quindi a dicembre e verso l'estate di solito arrivano in maniera pesante i temi del bilancio. Adesso si stanno trattando in questo momento alcuni progetti di legge che passano e in generale alcuni atti europei. Mi sembra domani discuteremo di un commento che la Regione fa ad un atto che l'Unione Europea adotterà riguardo alle acque potabili, quindi anche qui noi faremo alcuni interventi sottolineando ad esempio l'importanza dell'acqua pubblica. Ecco, a proposito di acque, uno dei temi che sta a cuore a lei, oltre all'acqua, è quello dell'ambiente. Le due cose si coniugano perché recentemente l'Assemblea legislativa ha approvato un accordo con altre regioni per la salute delle acque del fiume Po e contro anche iniziative di bracconaggio. Vediamo che oggi sul resto del Carlino di Ravenna c'è questa notizia: domani conferenza al planetario, diversi interventi in programma. Il tema è quello dei danni del bracconaggio ittico. Il problema del bracconaggio ittico sarà al centro di un incontro che si terrà domani, l'appuntamento alle 23 al planetario di Ravenna. La conferenza si intitola Bracconaggio ittico, un danno per l'ambiente, la salute e l'economia. Lei sarà tra i relatori di questo evento. Qual è il tema? Perché il danno ambiente ed economia? Purtroppo ormai da una decina d'anni sul Po si sono installati delle bande criminali che depredano il Po e i relativi canali con reti dando delle forti scosse elettriche all'interno dell'acqua, utilizzando addirittura fertilizzanti per uccidere e stordire i pesci, dopodiché loro depredano tutto quello che trovano all'interno del fiume. Si parla di un calo della biomassa ittica del 30% negli ultimi anni proprio per questi predoni. Qual è il problema? Il problema è che i controlli non riescono ad essere adeguati, perché le polizie provinciali nella riforma delle province sostanzialmente sono state depotenziate. La Regione ha fatto in questa impasse ha fatto una scelta di mantenere la polizia provinciale
a livello provinciale e fare delle convenzioni regione-provincia, perché l'ambito dei controlli ambientali è diventato regionale, però purtroppo dopo la chiusura delle province. Esatto, purtroppo però dopo la finta o mezza chiusura delle province, perché le province ancora ci sono, sì, erano state date per chiuse in esito a un referendum che per fortuna invece non è passato. E sono diventate, abbiamo detto, possiamo dirlo, un ente di secondo grado, cioè i cittadini non votano più direttamente i consigli provinciali, ma insomma le province continuano ad esistere. Alcune competenze sono rimaste alle province, però con un forte depotenziamento dal punto di vista delle finanze pubbliche. Quindi la polizia provinciale è ancora della provincia, ma collabora con la regione, e le forze però purtroppo sono poche e in prospettiva temo diminuiranno. Manca anche, e questo è importante di quell'accordo che è stato fatto con le altre regioni, un coordinamento interforze e interregionale, perché queste bande si sconfiggono facendo ben coordinare le forze dell'ordine, quindi polizia provinciale, carabinieri, ex forestali, anche questo purtroppo è un danno, che sono confluiti nei carabinieri, e coordinando queste forze con le indagini che devono essere, e soprattutto anche con l'aiuto, infatti domani avremo con noi, anche con l'aiuto delle associazioni, che sono quelle che poi vivono il territorio e conoscono bene quali sono i problemi che impattano sul territorio. Quindi questo provvedimento che è stato votato dall'Assemblea legislativa non ha visto il vostro voto favorevole? Noi non siamo contrari, perché appunto abbiamo sottolineato che è importante che ci coordiniamo con le altre regioni, anche perché in altre regioni, ad esempio in Veneto, nella zona di Rovigo, sono state fatte azioni che ancora da noi non vengono fatte. Un forte coordinamento fra Polizia Provinciale, volontari, ASL e Carabinieri Forestali, che hanno condotto delle operazioni che hanno ridotto l'impatto che hanno queste bande criminali. È anche proprio un problema di legalità, e noi vogliamo coinvolgere anche proprio l'aspetto legale, che non è solo un problema ambientale, ma proprio un aspetto legale, perché ci sono dei comportamenti molto vicini all'associazione mafiosa addirittura. Andiamo a vedere, rimanendo in tema di Po e quindi nella zona geografica di Ferrara, la prima pagina del Resto del Carlino di Ferrara, che fa un titolone in taglio alto: ecco i veterani dei vitalizi, ora il tesoretto è a rischio. Dal socialista Albertini, 4.900 euro all'ex PC Barbieri, oltre 5.000 euro, Sgarbi idea contro la Costituzione, Balboni io do i soldi al partito. Il tema dei vitalizi è diventato uno dei temi principali di questa nuova legislatura. E qua ci sono due pagine sul Resto del Carlino che fanno il punto naturalmente sui politici ferraresi, veterani nel mirino. Qui ci sono tutte le foto e l'importo del vitalizio che percepiscono, per esempio Vittorio Sgarbi, Forza Italia, 5.007 euro, tutti gli assegni che ora rischiano la scure. Beh, consigliere Bertani, voi avete fatto una battaglia in Assemblea legislativa sui costi della politica, molti interventi sono stati fatti in Regione Emilia-Romagna, e ci vuole fare una battuta su questo? Sì, beh, noi la battaglia dei vitalizi è una battaglia storica per il Movimento 5 Stelle. Perché è nato il Movimento 5 Stelle? Perché c'era un vuoto nella politica che, invece di essere al servizio dei cittadini, purtroppo era diventata a servizio di quella che noi chiamiamo la casta, a servizio di chi fa politica. Il vitalizio di per sé non era un'idea sbagliata, nacque quando si pensò che chi dedicava una parte della propria vita alla politica, e noi diciamo non più di due mandati, dovesse avere una salvaguardia pensionistica. All'epoca
si pensò quindi ad una soluzione tipica della pensione, si faceva una specie di cassa mutualistica in cui si versava una parte dello stipendio e poi nel tempo si sarebbe avuta ricevuta, erogata una sorta di pensione. Ma col tempo questo è diventato un privilegio, perché chi ha fatto anche solo una legislatura e ha versato pochissimi contributi si ritrova oggi ad avere delle pensioni veramente esagerate. Io faccio l'esempio di quello che conosco meglio in Regione Emilia-Romagna: in una legislatura si versavano contributi per circa 60.000 euro, si aveva a 60 anni la possibilità di lì in avanti di avere una pensione che avrebbe accumulato nei 20-25 anni di vita residua più di 460.000 euro, quindi una sperequazione rispetto ai cittadini normali assolutamente ingiusta, anche perché oggi per un cittadino normale andare in pensione vuol dire andare in pensione a 60-67 anni, fino a poco tempo fa in Regione Emilia Romagna voleva dire andarci a 60 anni per un politico. Quindi la nostra proposta era quella di intanto innalzare l'età pensionabile, obiettivo raggiunto, perché nel nostro progetto di legge, che poi è confluito all'interno di un progetto di legge di maggioranza, questo aspetto è stato recepito. Il divieto di cumulo: ci sono parlamentari che hanno fatto il parlamentare europeo, il parlamentare della Repubblica Italiana, il consigliere regionale, potevano cumulare tre vitalizi, un'esagerazione. In Regione Emilia-Romagna, grazie anche alle nostre proposte, il cumulo è stato tolto. L'altro aspetto, e chiudo, è che penso saranno le proposte poi portate anche a livello governativo, è che il vitalizio che deve diventare una pensione va calcolato in maniera contributiva come per tutti i cittadini. Ad oggi queste persone che prendono queste cifre esorbitanti non gli viene calcolato in questo modo. Stiamo parlando anche dei parlamentari. Anche la nostra proposta in consiglio regionale, e questa non è stata approvata, era di calcolare col metodo contributivo il vitalizio. Questo non viene fatto, è una vittoria a metà, perché è stato approvato solo un taglio contribuzioni di solidarietà per qualche anno per i vitalizi regionali. Per i vitalizi che sono ancora in essere, perché dobbiamo dire appunto che dalla scorsa legislatura i vitalizi sono stati tagliati, quindi i consiglieri regionali adesso in carica non percepiranno un vitalizio. Esatto. Dalla scorsa legislatura, e anche qui grazie alle persone, alla pressione del Movimento 5 Stelle e anche alla pressione di una proposta di legge sottoscritta da molti cittadini, e il vitalizio, dopo una lunga battaglia, è stato eliminato. Quindi da questa legislatura, quindi noi consiglieri di questa legislatura, non percepiremo il vitalizio. Bene, quindi vedremo cosa succederà a Roma e se a cascata poi anche altre regioni che non sono allineate alla, possiamo dire, virtuosità della Regione Emilia-Romagna si potranno mettere in linea con questo. Andiamo a vedere ancora delle notizie all'interno delle pagine di Ferrara. C'è una polemica sulla grande distribuzione. Grande distribuzione, Fabbri al comune, non si decide da soli. Fabbri è Alan Fabbri, il capogruppo in assemblea legislativa della Lega Nord. Si infiamma il dibattito sulla grande distribuzione, sull'ampliamento del 20% una tantum, dopo la risposta della regione al capogruppo della Lega Alan Fabbri. I nostri dubbi, dice quest'ultimo, sono stati confermati. Il sindaco Tagliani ha sbagliato, il comune non può decidere autonomamente quali ampliamenti concedere alle superfici commerciali, perché la materia non è di competenza esclusiva ma coinvolge anche la regione. Abbiamo chiesto chiarezza continua per tutelare gli interessi dei piccoli esercizi, preoccupati dall'impatto degli ampliamenti che potrebbero avere sul tessuto commerciale della città. E l'ente ha confermato: la delibera, per essere ritenuta pienamente valida, doveva passare in conferenza dei servizi e ottenere un parere sovraordinato. Vogliamo fare una battuta su questo, lei che siede nella commissione politiche economiche? Sì, sicuramente il tema della grande distribuzione è un tema che va affrontato, perché in questi anni in regione si è pensato a
agevolare o facilitare la costruzione di grandi centri commerciali, perché dal punto di vista poi urbanistico in qualche modo i comuni venivano ripagati, però non si è pensato che in questo modo si andava a distruggere un tessuto commerciale, soprattutto nei centri storici, che ha pagato in termini di chiusura di piccoli negozi e di piccoli esercizi di vicinato. Quindi questa direzione va ribaltata, bisogna ritornare a sostenere i piccoli esercizi commerciali e a ripensare questo modello di grande distribuzione. Se andiamo a vedere cosa sta succedendo negli Stati Uniti, i grandi centri commerciali un po' alla volta vengono chiusi, perché vengono poi superati da altri sistemi, che è sicuramente l'e-commerce, ma anche, e io spero che succeda da noi, che abbiamo tanti bei centri storici, al ritorno e a far rivivere i nostri centri con piccoli esercizi. Andiamo a vedere allora cosa succede ancora in regione. Abbiamo visto l'apertura del Corriere di Bologna, qui siamo sulle pagine interne e questa verifica che si è fatta ieri in regione con questo titolo: dopo le politiche, Viale Aldo Moro, Bonaccini spegne gli appetiti, la giunta regionale resta com'è. 6 ore di conclave tra il presidente e i consiglieri, gli eletti però rilanciano, serve un cambio di passo. E vediamo questo sintesi, il rebus lo chiama il Corriere di Bologna. Dopo le elezioni politiche, il PD di Bologna ha criticato la gestione della sanità della regione. Obiettivo delle critiche soprattutto l'assessore regionale Sergio Venturi. Ora però si è difeso, a cui il governatore Stefano Bonaccini ha confermato la sua fiducia. Alcune federazioni del PD auspicano un rimpasto della giunta Bonaccini, ma il presidente non sembra intenzionato ad assecondare questa richiesta. Sicuramente il governatore dovrà sostituire il suo sottosegretario Andrea Rossi, perché è stato eletto in Parlamento. In pole position per questo ruolo, ci dice il Corriere di Bologna, c'è l'ex parlamentare modenese del PD Davide Baruffi. Allora, una battuta su questa rimpasto di giunta che non si farà, sembra, e comunque sull'andamento delle politiche. Certo, regionali. Allora, il problema è che non vogliamo sicuramente una regione bloccata, perché qualcuno col bilancino deve andare di nuovo a ridistribuire delle cariche. Sicuramente il cambio di passo serve, e se il presidente Bonaccini o Calvano hanno bisogno di suggerimenti, noi i suggerimenti li diamo volentieri, perché sui tagli alla sanità, sulle politiche regionali di trasporto, dove siamo ancora col PRIT bloccato, il PRIT è il piano regionale dei trasporti, ma anche su altri tanti temi come la partenza del reddito di inclusione, che noi chiamavamo e chiamiamo ancora reddito di cittadinanza, e ci sono dei ritardi notevoli e questa giunta si deve dare da fare. Quindi su questi temi noi siamo disposti a dare degli spunti e a collaborare. Non vogliamo che la regione si congeli, perché devono all'interno del PD si devono ricostituire degli equilibri. Il PD ha preso questa botta, sicuramente l'ha presa, perché anche in regione il Movimento 5 Stelle e la Lega sono saliti e hanno avuto un consenso molto forte, proprio perché c'è una richiesta di cambiamento. La richiesta di cambiamento è dovuto ai temi della povertà, che sta diventando sempre più importante, ai temi dei tagli sulla salute, sulle politiche dei tagli agli ospedali, ai posti degli ospedali, ma anche alla medicina di territorio. E quindi il PD su questo, secondo me, fa bene a riflettere, ma deve muoversi, non lasciare una regione congelata. Andiamo a vedere qualche altra notizia nelle pagine interne. Il mondo del lavoro, nelle caldaie della locomotiva Emilia, straniero un lavoratore su 5, siamo sul Carlino, nelle pagine regionali. Gli immigrati rappresentano il 12% del PIL e un quarto delle nascite, sono dati che sono stati riferiti ieri in Commissione Politiche per la Salute dell'Assemblea Legislativa dalla vicepresidente Elisabetta
Elisabetta Gualmini. Sono 531.000 cittadini stranieri che abitano in regione, pare all'11,9% della popolazione, producono il 12% del PIL regionale. E, vediamo come ci siano vari dati che riguardano i vari settori. Vediamo che per quanto riguarda la condizione giuridica degli stranieri secondo i dati Istat, al 1 gennaio 2017 in Emilia-Romagna il totale dei permessi soggiornanti di lungo periodo e con scadenza era pari a 427.609, una cifra che rappresenta l'11,5% di oltre 3.700.000 presenti in Italia. La banca dati INAIL per il 2016 mostra 318.431 lavoratori dipendenti stranieri occupati in regione, cioè il 20,9% dei lavoratori complessivi, 1 su 5. Vediamo che oltre il 35% di coloro che hanno fatto domanda d'accesso ai servizi sociali è composto da stranieri. Nel 2016 gli alloggi popolari loro assegnati sono stati 8.400. Di contro c'è questa notizia che troviamo sulle pagine di Cesena, dove vediamo che c'è un sorprendente dato del Ministero dell'Economia: bonus 80 euro al 30% dei cesenati, più beneficiari solo in altre due città in tutta Italia. Sono 22.416 lavoratori che ricevono l'arrotondamento salariale introdotto da Renzi al netto di lavoro nero, evasione stagionali. È la spia di redditi medio-bassi molto diffusi. Olbia e Prato sono ai primi due posti. Tutti i capoluogo di provincia romagnoli sono nella top 10 di questa popolare classifica. Un commento su questo: è veramente più povera di altre città Cesena per quanto riguarda questi dati che sono stati pubblicati? Il commento è questo: diciamo che purtroppo a fronte dei dati che ci vengono sempre dati, scusate la ripetizione, in questo periodo in cui la disoccupazione sembra diminuire e quindi probabilmente ci sono più posti di lavoro, il problema è che la qualità del lavoro invece sta diminuendo quindi come viene pagato, e questo probabilmente per questo appunto che c'è questo bonus degli 80 euro nelle nostre zone che viene percepito, perché la qualità del lavoro e quindi anche la retribuzione cala e anche le ore lavorate in realtà stanno diminuendo. E questo fa il paio con quella notizia che vedevamo prima del numero di stranieri che lavora in regione, perché anche qui probabilmente rischiamo a volte forse di innescare una guerra fra poveri, dove molti lavoratori stranieri vengono assunti perché probabilmente accettano condizioni di lavoro meno retribuite rispetto a quello che sarebbe. Quindi queste due notizie fanno il paio e fanno capire come sul lavoro ci sia ancora molto da fare, sui diritti del lavoro e sulle giuste retribuzioni. L'altro aspetto è che di quegli 80 euro mi chiedo quante persone poi saranno costrette a restituirli, perché sappiamo che quel bonus molti poi, perché sono diventati ancora più poveri o qualcuno perché fortunatamente è riuscito a risalire un po', ha dovuto restituirli. Spero che nel Cesenate chi lo percepisce, quasi tutti, lo possano comunque mantenere. Purtroppo sono, diciamo, le storture del Job Act. Storture del Job Act, che vedo già che sta arrivando la prossima notizia sulla Minarelli. Esatto, sulla Minarelli, dove sono stati licenziati tempo fa diversi dipendenti perché non c'era più lavoro. Adesso, guarda caso, il lavoro sembra tornato e li riassumiamo come contratti a tempo determinato. Magari non so se riceveranno, l'azienda riceverà anche qui gli sgravi per il Job Act. Quindi tutto l'aspetto del Job Act e del lavoro va sicuramente ripensato, perché ci sono delle storture evidenti e queste tre notizie ce lo fanno capire.
Bene, siamo quindi arrivati in conclusione. Le volevo solo chiedere una battuta sul progetto di legge che ha iniziato il suo iter in commissione, che riguarda la lotta all'autismo e i sussidi per famiglie e persone affette da autismo, perché 2 giorni fa è stata la giornata mondiale dell'autismo e il Movimento 5 Stelle, c'è anche la sua firma, ha presentato un progetto di legge regionale su questo. Sì, abbiamo presentato un progetto di legge dopo aver sentito anche diverse associazioni che lamentavano il fatto di un mancato coordinamento. Siccome l'autismo è un problema in crescita, sicuramente anche la giornata dell'autismo serve a ricordarcelo, servono degli interventi integrati e per capire come intervenire senza ragionare a spot. Il progetto di legge serve appunto a questo, ad agire in maniera più coordinata e puntuale. Ringrazio il consigliere Andrea Bertani, vi do appuntamento a domani sempre in diretta dagli studi di Lepida TV con una nuova puntata dell'Edicola. Grazie consigliere, Grazie a voi. un caro saluto da Isabella Scandaletti, arrivederci. Buona giornata.